Buongiorno ragazzi, buongiornissimo anzi ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Modric-Inter, non è finita, infatti l'Inter ci crede ancora e fino all'ultimo millesimo di secondo del mercato proverà a prendere Luka Modric dal Real Madrid. Infatti, nonostante il centrocampista croato sia volato a destinazione Tallinn, ancora l'Inter ci crede, continua a crederci. Continua a volere Luka Modric. Chissà, potrebbe davvero andare all'Inter. Infatti giovedì è previsto un incontro tra gli esponenti del Real Madrid, gli agenti di Modric e la dirigenza dell'Inter per delineare il futuro del centrocampista croato. Modric che vorrebbe cercare una nuova esperienza per la sua carriera calcistica ha ritenuto che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, non abbia rispettato il gentleman's agreement, ovvero comportarsi da signori a vicenda, quello che era stato fissato dal 2012, da quando l'avevano prelevato dal Tottenham. E Modric, dopo la sparata dei 750 milioni di Florentino Perez, non si è sentito assolutamente rispettato dal presidente del Madrid, non si è sentito rispettato nelle sue intenzioni di lasciare i Blancos per andare appunto in questa nuova esperienza italica. Ecco, quindi... E quindi non si è sentito rispettato perché Florentino Perez sembra che davvero lo voglia barricare. Lì ancora rimane comunque un sogno, ai limiti dell'impossibile, ma c'è speranza, c'è ancora speranza, perché l'Inter ci crede e potrebbe davvero realizzare questo sogno. Lasciate un like al video se volete un altro episodio di Modric all'Inter. Condividete questo video, iscrivetevi al canale per farlo crescere questo canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci, sinissimissimo!